Salone del Libro di Torino è un appuntamento strategico per il CEPEL e per la sua missione costitutiva, statutaria, che è quella di promuovere la cultura, la civiltà del leggere e la cultura del libro, la filiera del libro, dialogando con tutti i suoi attori, quindi anche editori e naturalmente librai, ma anche associazioni culturali, scuole, eccetera, per favorire appunto una maggiore penetrazione della lettura concepita come motore di crescita sociale e civile e naturalmente individuale. In tutto questo, ovviamente, quest'anno che siamo in un'edizione che brilla per vastità e numeri, è la più grande di sempre, sia come spazi espositivi che come presenze, il CEPEL porta una serie di novità che sono di vario genere. Abbiamo alcuni i risultati anche della nostra campagna in favore per il sostegno ai piccoli editori, che si è appena chiusa. Poi abbiamo il nostro fondo per le traduzioni, anche questo è un sostegno, una leva importante per le traduzioni all'estero delle nostre opere. Sono da poco concluse, sono le procedure di selezione, abbiamo circa 30 opere sostenute la cui traduzione è stata finanziata economicamente, almeno in parte, dal CEPEL. E poi diamo anche visibilità ai nostri strumenti tradizionali, come può essere la campagna Leggimi 06, che per favorire la lettura nella prima infanzia, con indicazioni ma anche con metodologie per genitori e docenti che devono cercare di far entrare il libro nella vita dei piccoli e piccolissimi lettori o prelettori. E poi naturalmente siamo nel maggio dei libri, non a caso questa grande kermesse libraria, la più importante del paese e una delle più importanti a livello internazionale, si colloca proprio nel mezzo della nostra campagna stagionale per favorire la lettura, portare la lettura in luoghi non canonici, quindi con tante iniziative che si svolgono in luoghi assolutamente impensabili, dei tram o piuttosto che delle sale d'aspetto di un ospedale, scuole, teatri, piazze, quindi tantissime iniziative che stiamo portando avanti e di cui cerchiamo di essere il motore per radicare sempre più nel nostro paese il valore edificante e qualificante della parola scritta. La vita immaginaria lo trovo un titolo straordinario, perché richiama, secondo me, a quello che è il grande potere quasi magico dei libri, quello di far vivere e di farci entrare in vite diverse dalle nostre, raccontarci esperienze che sono anche lontanissime da quella nostra, ovviamente con il potere evocativo della fantasia, dell'immaginazione, degli universi mentali che la lettura apre ai nostri orizzonti cognitivi. Quindi è quasi una frase plastica, paradigmatica del potere che la lettura e che il libro ha di entrare nelle vite delle persone, portandogli esperienze diverse dalle proprie e ovviamente arricchendo. I libri che consiglierei sono moltissimi, magari mi rifaccio a libri, a nuove edizioni di libri che sono uscite, che ho visto presenti sugli scaffali e negli stand quest'anno. Giorgio Manganelli, Emigrazioni oniriche, grandissimo, lo consiglio semplicemente perché oggi quell'italiano così forbito, così ricco di suggestioni, è difficile trovarlo e oggi nessuno parla così, e anche per questo è importante leggere Manganelli. Un testo che ho appena rivisto, ripubblicato, Wu Cheng'en, Viaggio in Occidente, è il libro fantastico più importante, più iconico e più seminale di tutta la letteratura dell'Estremo Oriente, proprio per ricordarci che il fantastico non è una condizione solo della letteratura occidentale.